Presso il Kulturnidom di Gorizia si è tenuto un esperimento unico in Italia, ovvero i medici che salgono sul palco e parlano della loro sanità. Con parole allo specchio, nomen omen, si riflette su una situazione sanitaria che ha qualche difficoltà quando, ad esempio, ci si deve rapportare sull'utenza giovanile, visto che di solito i servizi sanitari sono concepiti per un'utenza adulta e anziana. Il testo di Pino Roveredo è uno spaccato, talvolta crudo, ma reale, dei momenti in cui ci si trova ad aver bisogno di cure, ma non sempre si ottiene quello che si vuole. Questa è la X, la famosa X che si trova un po' su tutti i palcoscenici, sia teatrali che televisivi. Oggi cosa c'è su questo palcoscenico, Pino Roveredo? E Parole allo specchio, che è una commedia che nasce da un progetto nato grazie all'azienda sanitaria di Gorizia, l'AS2, e grazie a Scarano che è venuto a cercarmi perché sapeva la mia capacità, chiamiamola Tua indole? indole, dai, di stare con la gente, di raccogliere le impressioni della gente. E in questa rappresentazione raccontiamo la non comunicazione del mondo sanitario col mondo dei pazienti. E creiamo degli incroci che poi sono assolutamente straordinari. Quel che riguarda la compagnia teatrale è del tutto particolare. Ma unica in Italia, e noi ci dobbiamo vantare di questo, dove appunto i medici poi risultano molto più timorosi, molto più paurosi dei ragazzi che sono in scena. Cioè, diciamo, sono veri medici e vero personale dell'azienda sanitaria. Sì, ma che diventano bambini poi alla fine, perché con tutte le emozioni, questa è la bellezza dei nostri incontri, si pongono e propongono anche con delle critiche. Questo, credo sia un ottimo risultato. Come è venuta fuori l'idea di adoperare, mi passo il termine, il personale dell'azienda sanitaria? Perché ognuno doveva essere poi responsabile della sua persona o della sua professione. Loro hanno scelto con grande gioia, all'inizio con un po' di titubanza. Oggi siamo delle persone felici, siamo un bellissimo gruppo che spira o aspira di andare anche oltre a Gorizia, oltre la regione, proprio perché questo progetto è unico, questa rappresentazione non la fa nessuno. Infatti, per questo, non tanto per il professionismo teatrale, perché questi signori fanno altro mestiere, ma forse per fare un modello, indicare una strada. Ma sai, indicare una strada parlando con l'emozione, che è una cosa che ci manca, nella nostra società manca l'emozione e la passione. Qui ci sono entrambe, sia passione che emozione, e questo è un grande dialogare. Spieghiamo per chi non può vedere, questo è un tavolo, cosa ci sarà? Lì ci sarà il medico che si confronta con lo specchio è il pubblico, lo specchio è soprattutto la sua coscienza, i suoi anni, di grande professione. Dall'altra parte delle sedie, che in realtà è il gioco centrale di questa commedia. E lì c'è la pazienza o l'impazienza dell'utente che vorrebbe essere protagonista nel suo dolore e che spesso viene trattato, sì, con la velocità di una comparsa. Come ti sembra alla fine questo gioco teatro? È un gioco straordinario perché si è formato un gruppo straordinario. Qui, se non fosse per l'età, nessuno potrebbe distinguere chi è il medico, chi è il ragazzo, chi è il paziente. Questo è il grande, chiamiamolo, prodigio del teatro. Potrebbe essere una cosa ripetitiva, chiudiamo. Deve essere ripetitiva, cioè mancare qua sarebbe un lavoro inutile. Il nostro lavoro incomincia da dopo la rappresentazione perché pensiamo di portarlo fuori. Mauro Radigna, musicista ma anche componente dell'Unità Sanitaria. Parte musicale completamente tua e soprattutto che colonna sonora è? Dunque, diciamo, a parte il primo brano che Far finta di essere sani di Giorgio Gaber, scelto appositamente da Pino Roveredo, gli altri brani sono un attimino, sono scritti un po' sul modo di scorrere, sul modo di parlare di queste situazioni, di questi avvenimenti. Quindi sono brani che ho composto io personalmente, eseguiti alla chitarra acustica. E c'è ancora qualcosa dentro? Beh, c'è una base registrata di un brano incredibile. Il compositore stupendo che è Piovani, Nicola Piovani, ecco anche questo scelto dal regista, e per il resto, insomma, mi sono cimentato, è stato, è
È un'esperienza, veramente positiva. Vai, che ti chiamano. Grazie. Ciao. Un po' prima di Parole allo Specchio al Colturni Dome abbiamo preso uno dei protagonisti che è anche uno dei responsabili dell'azienda sanitaria. Dottor Calucci, lei, doppia domanda, questo progetto intanto com'è? Allora, il progetto nasce da lontano, sul quale abbiamo lavorato moltissimo, è stata un'esperienza eccezionale. Pino Roveredo è una persona splendida, ci ha messo nelle condizioni di reinventarci completamente e metterci a servizio degli altri, anche se questa di fatto è una finzione, però per noi è stato molto più reale della realtà. Direi che la conoscenza e le amicizie sviluppate durante questi ormai 6 mesi, perché sono stati 6 mesi, sono state assolutamente eccezionali. Le persone sono manifestate per quello che non mostravano spesso di essere e quindi il guadagno è stato enorme per tutti. Diciamo che è un vantaggio sia per l'azienda che per gli stessi attori, allora, questo, e per i cittadini. Ma direi che terapeutico, addirittura direi che terapeutico. Terapeutico perché comunque non tutti hanno recitato il proprio ruolo istituzionale e quindi imparare a essere quello che noi di solito vediamo essere è ben diverso e utile per tutti. E il suo ruolo in questo caso come attore? Ma dunque, il ruolo come attore, faccio il medico di base e interpreto un po' la sofferenza che in questo momento ha la medicina di base nei confronti di una necessità sempre più impellente di aiuto da parte delle persone che non sempre è sempre solo una terapia ma è anche ascolto. Il suo inizio delle sue battute è una specie di resoconto della vita, ho fatto il dottore perché i miei... gli piaceva. Quanto c'è di autobiografico? Dunque, allora, io ho scelto di fare medicina credo il 15 di ottobre, quando le iscrizioni scadevano i primi di novembre. Non è stata una missione, è stata una scelta per esclusione. Poi purtroppo mi sono appassionato.